Allora, ben trovati ad una nuova puntata di Artiamoci Andiamo, stavolta in compagnia di Sofia. Sono tornata, ragazzi, da Vienna. Che è tornata da Vienna. Sofia, scusa, mi puoi dire com'erano le palle di Mozart a Vienna? Allora, ancora, io le palle di Mozart non le ho mangiate. Vorrei solamente dire ad Alba, la mia amica, che benedirò tutti, dato che sono
in concorrenza per diventare il prossimo Papa. Vabbè, detto questo, presentiamo allora il nostro ospite, Walter Molli. Ciao ragazzi, ciao. Cosa fai, Walter? Chi sei? Ah, cioè, mi hanno invitato e non sanno cosa faccio. Partiamo da questo. Allora, sono Walter, ho 31 anni, vengo dalla provincia di Napoli e sono un artista, diciamo di formazione architetto, ma un po' refrattario, e quindi faccio l'artista. Così per evitare di perdere il noi tempo. Sappiamo, sì, che sei autore di murales e graffiti. Sì. E ne approfittiamo per dirvi che potete prendere visione delle sue opere sulla, prima di tutto, sulla pagina Facebook che e tra qualche giorno sul mio sito, attenzione. Ah, aprirà addirittura un sito tra tra poco. Ora, in settimana, ragazzi, in settimana, aspettate. Potete prendere visione delle sue opere sulla sua pagina Facebook, che invitiamo a cliccare mi piace, Walter Molli. E poi ovviamente spiegheremo dopo, faremo la domanda solita sui progetti futuri dell'artista. Ma come si chiama soprattutto l'artista? Allora, praticamente ho problemi con i nomi degli ospiti. Lui si chiama Walter Molli. Mamma mia, che brividi! Walter, la doppia V, perché per chi è ignorante. Allora, ragazzi, ci stai stendendo. Rompiamo subito il ghiaccio. I murales a volte sono visti un po' di cattivo occhio. Vorrei sapere da te, ma qual è la differenza principale, se c'è, tra i murales e qualsiasi altra forma d'arte che fra virgolette è più nobile? Ma fondamentalmente i murales sono sicuramente più alla portata di tutti, perché le altre forme d'arte sono fruibili nel momento in cui uno entra in un ambiente, sia esso un museo, una galleria d'arte, una casa di un collezionista, mentre l'arte murale o i graffiti o comunque la street art che sta prendendo piede sta in strada, ragazzi, è pubblica, chiunque può dire la sua, chiunque può fermarsi anche durante l'atto di creazione e dire non mi piace, mi piace, fallo più alto, fallo più basso, ti rubo la pittura, può capitare di tutto. Quindi c'è un, come dire, secondo me un fattore di collaborazione con le persone che è anche più affascinante rispetto a altre forme d'arte. Quindi possiamo definire tipo l'agricoltura a chilometro zero, possiamo definire i murales come l'arte a chilometro zero. Ragazzi, quanto è fine il nostro conduttore. Per piacere, notiamo questa cosa. Anche se non sono stata a Vienna, comunque sono lì. Antonio, solo un giorno ti ho lasciato, dai, non prendetela troppo sul personale. Vabbè, comunque, Walter, dimmi. Allora, partiamo un po' su di te, puntiamo un po' i riflettori su di te. Parlaci un po' del tuo percorso artistico, cosa ti ha portato ad essere il Walter che sei Io oggi? Ma fondamentalmente, diciamo che una quindicina d'anni fa ho cominciato a fare i graffiti, perché come tutti ho notato queste scritte colorate sui diari e sui zaini della Seven. Ho fatto pubblicità a una nota marca di zaini e quindi niente, ho cominciato a fare i graffiti, ho conosciuto un sacco di gente, dopo un po' mi sono anche cominciato a appassionare all'arte in generale, quindi ho cominciato a sperimentare altre tecniche che erano magari il pennello, non era solo la bomboletta, ma poi la dimensione della tela, del foglio e così via. Ho cominciato anche a studiare, ovviamente anche aiutato dal percorso accademico. Come vi ripeto, sono architetto, non so se l'avete annotato sulle vostre agendine. Puntino. Sulle vostre agendine. E quindi niente, è un percorso un po' ibrido che, se vogliamo, mi ha permesso di approdare all'arte più classica senza il peso di determinati pregiudizi o, come dire, canoni artistici accademici, mettiamola così. Ecco, tu vieni da Napoli, diciamo in provincia di, sì, Napoli, quindi una realtà bellissima, però allo stesso tempo difficile. Sì. Come ti trovi a fare arte in una realtà come Napoli? Ma diciamo che a Napoli è più facile e più difficile fare arte rispetto a altre parti del mondo, perché da una parte c'è più tolleranza, nel senso, quando fai una cosa le persone si incuriosiscono, magari soprattutto un graffito, prima di chiamare i carabinieri ti vengono a chiedere cosa stai facendo, perché non gli fai la N del Napoli, perché non scrivi il nome della ragazza. Però diciamo, può finire spesso a tarallucce e vino, è molto meglio che confrontarsi con due brigadieri. Però dall'altra parte c'è anche molta più scetticità nel scetticismo, scusatemi, nel guardare
Non lo so. Purtroppo sono un laureato, ma a volte sbaglio. E poi ci chiediamo perché non so se vi ho detto. Non trovano lavoro. Non so se vi ho detto essere un architetto. Comunque alla fine, come dicevo, c'è più scetticismo, quindi quando vai a dire a una persona cosa fai nella vita, faccio l'artista, ti guardano un po' tra il pantofolaio e il sognatore, il figlio di papà, mettiamola così, quindi è un po' difficile far capire alle persone cosa fai. Ah, fai l'artista, praticamente non fai niente. Esattamente. Esattamente. Spicciolo. Senti musica. Senti, una domanda da $1,000,000. Sì. Secondo te? Allora non vi rispondo. Perché noi non facciamo neanche rimborso spese, quindi se cade e ti fai male non c'è assicurazione. Ah, quindi il testimone che mi sono portato non serve a nulla. Salutiamo Piero che sta dall'altra. Salutiamo parte. Piero che fa dei gestacci. Mio collega. Cattiva, secondo me. Sì. Guarda, stai dicendo di no. Ti sei dimenticata la domanda? No. Ah, vedo a parte la domanda, prendevi tempo. No. Allora, secondo te che cos'è l'arte? Secondo me. Sì, che cos'è l'arte? L'arte è un bellissimo mezzo di espressione. E con questa chiudo. No, dai, scherzo, ma sintetica. Può essere sì, è un mezzo di espressione che, diciamo che secondo me negli ultimi 100 anni su per giù ha preso molti significati, è stato molto allargato come significato, però alla base è un mezzo espressivo potente che permette all'artista, comunque alla persona che fa arte, di veicolare tramite delle tecniche un messaggio, uno stato d'animo, un qualcosa che può esprimere solamente attraverso quel mezzo. Quindi non può essere espresso a parole, non può essere espresso attraverso... una domanda difficile, mettiamola così. Quindi metti la finalità dell'arte e l'espressione. Può essere anche una... diciamo che può essere anche una finalità autoreferenziale, quindi la persona che fa arte lo può fare anche per una questione catartica. Quindi può anche dire: io lo faccio perché mi purifica, non me ne fotte di quello che esce fuori. Magari chi fruisce questa cosa può non comprendere il perché o il per come, ma può dire: cazzo, questo ha fatto un qualcosa che gli ha fatto fare un percorso. Al giorno d'oggi anche questa è arte, quindi chi sono io per dire cosa è l'arte, ragazzi? Voglio che filosofo, semplicemente Walter Mondi. Ecco qua, diciamo, con la doppia V. Volevo chiederti, noi abbiamo intervistato fino ad ora un bel po' di persone e ho notato spesso che le persone che si avvicinano all'arte sono mosse da un sentimento di dolore, di sofferenza. Qual è stato a te il sentimento che ti ha avvicinato di più all'arte? Ma bella domanda tu. La noia. Madonna mia. Vabbè, ragazzi. Però la noia non è... No, la noia non è banale. No, anzi, la noia significa che magari... mentre gli altri fanno una cosa e si divertono, tu ti rompi i coglioni, parliamoci chiaro, puoi fare altre cose. Cioè, io non faccio il fantacalcio, non vado allo stadio, con tutto il rispetto, però... mi annoio, ragazzi. Una napoletana tipica abbiamo quest'oggi. Ebbene sì. No, diciamo che, come dicevo prima, dire solo la noia è riduttivo, però sicuramente c'è un fattore che è quello di non poter esprimere queste cose in altri modi. Quindi magari la suggestione che tu hai davanti a una prospettiva che a me piace o voglio disegnare, sento il bisogno di disegnare, non la riesco a esprimere a parole, oppure dovrei scriverti un papiello che è una Divina Commedia e ci metterei una vita. Quindi l'arte in questo momento è un veicolo che mi permette di dire quella cosa velocemente. E come ho detto, la noia è, per dire, anche è un qualcosa che quando sei bambino probabilmente ti riempie. Anche un viaggio in macchina, che ti devo dire, un viaggio in treno, io guardavo dal finestrino e mi rompevo talmente i coglioni che dovevo popolare i paesaggi di qualcosa, li ho popolati magari di, non lo so, di treni magari, gatti. Sì, gatti. Di gatti magari, può essere. Che dici, un po' di pausa? Che ne so. I ragazzi sono sfaticati comunque qui in radio. No, perché Walter, cioè, ora ci hai inebriato con questo concetto di noia. Ma capito, mi sento un po' triste, capito? Allora vorrei prendere una boccata d'aria e riprendermi un attimino. Ovviamente noi ci prendiamo una pausa, ma soprattutto a causa del calore che è sempre più eccessivo in questa radio. Sofia, con quale canzone andiamo in pausa? Ritorniamo purtroppo a breve, subito dopo la canzone. Io premetto che non so se si legge così.
però io la butto, quindi Blindur, allora, sembra una spiegazione per le persone ignoranti come me, come in me. Inglese Blindur. Quando? Io ho questi problemi, quindi mi medesimo nelle persone che ci ascoltano. Mamma mia, che è proprio un degrado in questa foto. La canzone si chiama Foto di classe. Va bene. 1, 2, 3, 4.
qui ad Artiamo ci andiamo, sempre con Walter Molli con la doppia V. Ciao ragazzi. Adore, ricordiamo, di murales e gatti e graffiti. Grafite. Grafite. Lo sapevo che doveva sbagliare qualcosa. Produttore di grafite. Ormai è proprio una, diciamo, una caratteristica del nostro programma. Guarda, non ho sbagliato il nome dell'autore. Ma era troppo bello per essere. No, pure perché mi alzo e me ne vado. Se sbagli, se non dici la doppia V. Sempre vogliamo chiedere, allora, cosa ne pensa Walter dei modi rivoluzionari dell'Ottocento? Antonio, questa storia continua e imperversa. Era una cosa pertinente. Allora, professore, quelle quattro giornate di Napoli. Professore, non mi ricordo. Professore, ieri non ho studiato. È morto nonno. No, wow, che drammatico. No, infatti no, non arriviamo a questi punti. Guarda, quanti morti, quanti morti. Quante volte è morto il nonno di questa ragazza? Va bene, ritorniamo alla serietà. Vediamo un po' che domanda. Allora, l'arte in Italia, secondo te, c'è qualche modo per valorizzarla? Oltre al taglio dei fondi. Beh, quella è stata una bella botta al settore, devo dire, importante volano dell'economia. Ma dipende di cosa stiamo parlando. Se stiamo parlando di arte, insomma, antica, classica, ci sarebbero mille modi per promuoverla e forse ho avuto l'impressione che qualcosina si è mosso. In ogni caso penso che ci sia un settore in grossa crisi che può essere quello della comunicazione e un ministero in grossa crisi che può essere quello dei beni culturali, che potrebbe dare lavoro magari a dei bravi comunicatori come quelli italiani e fare delle belle campagne pubblicitarie magari all'estero. Altrimenti per quanto riguarda i giovani, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma chiunque si affaccia un minimo tra musicisti, pittori, al settore dell'arte capisce che ci sono troppi vecchi che devono ancora mangiare per far mangiare i giovani. Quindi ancora a morire, praticamente. Esattamente, quindi la vedo un po' duretta. Diciamo che ognuno si deve inventare un po' il mestiere suo, mettiamola così. Possiamo dire che tu sei un coglione che continua. Oddio, ragazzi, mi alzo e me ne vado. Ma no, ti prego, già tenevo il panteco che oggi non veniva, quindi, te lo giuro. No, è venuto un sapere. Panteco incredibile. No, quindi, no, diciamo che sei molto coraggioso a questo percorso. No, oddio, coraggioso. Diciamo che penso che, come in tutti i settori, se uno persevera e dimostra comunque di essere serio nella sua ricerca, come anche i musicisti o chi altri, si crea comunque il suo pubblico, seppur di nicchia. Però immaginare artisti alla ribalta in Italia, come succede, che ti devo dire, con miei coetanei in Inghilterra o in Irlanda, cioè se ti fai anche un giro su Instagram e vedi un pittore di 30 anni in Irlanda, c'è il suo studio e i suoi assistenti. In Italia per me è impensabile in questo momento avere degli assistenti, cioè devo già baciare a terra se c'è uno studio, capito? Quindi volevo chiederti, tu prima hai affermato di essere un architetto, cioè di essere un laureato. Sì, in sedicente architetto. Ma non l'avevo capito. C'è una relazione comunque tra la carriera, diciamo, artistica e gli studi che hai effettuato? Beh, sicuramente, nel senso che prima di iscrivermi in facoltà comunque conoscevo, cioè avevo studiato la canonica storia dell'arte, quindi guardavo un po' alla storia dell'arte come una persona che ha ricevuto un'istruzione di base, anche se ho la fortuna che mia mamma è professoressa a scuola superiore di disegno e storia dell'arte, quindi un minimo di infarinatura in più ce l'avevo. Però sicuramente la facoltà mi ha dato una spinta in più, perché al di là poi del programma strettamente di storia dell'arte, storia dell'architettura di critica, è proprio il rapporto col professore che mi ha cambiato. Ho avuto la fortuna di avere un fortissimo professore, ve lo può dire anche Piero che sta qua fuori, alza la mano se sei d'accordo, professore di storia dell'architettura, Fabio Mangone, ragazzi, grandissimo, un'ola a suo favore, che è stato veramente, mi ha trasmesso un amore per la storia dell'architettura, per determinati architetti. E la stessa cosa può valere anche per l'esame di storia dell'arte. C'è un approccio diverso, forse più analitico, e sicuramente mi ha aiutato molto, mi ha aiutato a conoscere le avanguardie degli anni 20, che sono molto a cavallo dell'architettura, quindi magari chi fa l'accademia sorvola un po', essendo poco pittorici, poco artisti, un'altra visione del Bauhaus, insomma, sì, decisamente sì. Ho anche sputazzato sulla scrivania, ragazzi, scusatemi. Ciao Benedetto. Quindi Walter Molli ha contribuito al degrado. C'è il mio DNA in questa radio. Vabbè, casomai starci a coccoluna. Quindi sappiamo chi è il padre del figlio del tavolo.
Senti Walter, ultimamente c'è una sorta di diseducazione all'arte, no? Soprattutto fra i nostri coetanei, cioè fra i miei, non so, fra i tuoi. Beh, ho una certa età. Diciamo che Walter indicativamente ha 10 anni più di noi, diciamo così, più o meno. Cazzo, me li portate male, ragazzi, devo dire. Senti, ma secondo te che modi si potrebbero utilizzare per avvicinare comunque i giovani all'arte? Secondo me, mettiamola così, nelle nostre zone ha operato, a mio avviso, uno degli artisti più rivoluzionari, almeno che abbiano calpestato il suolo italiano, che era Felice Pignataro. Felice Pignataro era questo professore, per quanto ne so, di storia dell'arte, che prendeva i ragazzi, lui operava nella periferia di Scampia, Piscino, la periferia difficili, a cavallo degli anni 80 e 90, e prendeva i ragazzi, insomma, che erano svogliati a scuola per vari motivi che non sto qui né a criticare né a dirvi, e li faceva innamorare non tanto dell'arte, come è successo anche a noi, no? Ci hanno fatto fare la giornata dell'arte, la cosa così, ma è sempre rimasta una cosa retorica. Lui obiettivamente prendeva, faceva dei progetti e metteva il pennello e il secchiello in mano ai ragazzi che venivano dal quartiere e li faceva dipingere, e quei dipinti stanno ancora là. Questo, secondo me, a decorare le scuole. Secondo me questo è stato un modo per sensibilizzare le persone alla pratica dell'arte più che al godimento dell'opera d'arte. Quindi ha dimostrato proprio ai ragazzi che la violenza può, o comunque la rabbia, può essere sfogata non solo con uno sfottò, con una corsa in motorino, ma può essere anche veicolata in qualcosa di positivo. Purtroppo Pignataro ha fatto mangiare poche persone per essere, come dire, portato su un piedistallo come altri artisti o altre personalità, ma secondo me, ragazzi, come lui non ce ne sono. A questo proposito, vi invito a vedere un documentario che, se mi sovviene il nome, vi dirò, comunque, su Felice Pignataro. Documentatevi, grande personaggio. Quindi stavano cadendo le cuffie intanto. Siamo addio, già rotto tre piedi. Quindi tu credi alla fine nell'arte come alternativa per i giovani? Certo, io credo che l'arte, come qualsiasi pratica, come lo sport, come lo yoga, come qualsiasi pratica e disciplina, abbia bisogno di allenamento, di costanza, e soprattutto richiede energia, come dire, cerebrale e fisica. E questo fa sì che comunque veicola, ti fa sfogare, obiettivamente, ragazzi, come le persone che fanno il sacco a box, non stai picchiando nessuno, stai picchiando un sacco, e in quel momento ci sono pittori che possono infierire su una tela, o magari, che ti devo dire, sudare nel dipingere un muro. Quello è un modo di veicolare comunque l'energia, quindi la vedo, ripeto, soprattutto la pratica dell'arte, nella maniera anche più primitiva e istintiva, secondo me è un grandissimo veicolo di pace più che di cultura. Ha lanciato un bel messaggio. Vada boom! Quindi anche da questa e con questo puntata pretendo il rimborso spese. Vabbè, ci stanno i 2-3 euro nella nascettina là davanti. Sofia, come ci sta capitando ultimamente, anche dopo questa puntata saremo persone più un pochino povere. Migliori. Ah. No, un pochino migliori, no, più povere, un pochino migliori. Più povere, questo cosa volete dire? Che insinuate che io sto rubando degli oggetti in sala, ragazzi? Non perché vengo dalla provincia di Napoli. Comunque vorrei chiamare Alessandro Di Battista a intervenire contro Walter Molli. No, sei un bastardo. No. Allora, Walter è un artista politicamente disimpegnato, quindi non si parla, esatto, di politica oggi. Possibilmente no. Anche perché secondo me la politica non c'entra nulla con l'arte. Cioè, deve cacciare solo i soldi per fare arte in Italia. Vabbè, però diciamo che ci sono stati anche esempi celebri di artisti palesemente schierati politicamente, però non è il mio caso, io non sono assolutamente. Meno male, eh? Vabbè, sì, sì. Allora, dunque, nelle tue opere, scavando fra le tue opere, tu dimostri molto poco. Come mai? In che senso dimostro molto A livello anche, che ne so, per esempio abbiamo trovato di te solo un autoritratto. Sì. Cioè noi addirittura pensavamo che tu non esistessi. Quindi aggiorniamo le persone, pure gli amici che non casomai non vedono Walter da un po' di tempo. Walter ora
adottato un taglio di capelli corti. con un ciuffo. Sì. Io quando vado dal barbiere chiedo palesemente di farmeli come Callejon, ragazzi. Perché il mio barbiere lo saluto, Mariano si chiama, grandissimo barbiere. Lo invitiamo in radio, Mariano. Che Walter prima ha detto che non segui il calcio, non è tifoso. No, però per parlare con lui ho bisogno di fargli esempi calcistici, se no mi fa dei capelli che non so spiegarvi. Quindi. San Giuseppe. Vabbè, comunque dicevo, come mai ti mostri molto poco? Ma diciamo che questa è un'apparenza che mi mostro molto poco, perché in realtà quello che metto su, insomma, in pratica su una tela o su una tavola, insomma, le cose che disegno, che cerco di veicolare, sono molto parte di me. Magari non sono così esplicite come può esserlo un autoritratto, che ti devo dire, non saprei. In ogni caso, l'autoritratto la vedo una pratica un po' ossessiva, nel senso che secondo me persone, che ti devo dire, mi viene in mente Van Gogh, no? Van Gogh ci ha fatto una carriera sull'autoritratto. Ebbene, Van Gogh era una personalità che aveva bisogno di sapere chi era in continua ricerca per chiedersi chi sono, che faccio qui. Tu già sai chi sei? No, però forse ho paura di scoprirlo, mettiamola così. In ogni caso, il quadro, penso di no, mi sono portato due scagnozzi che stanno aspettando fuori, aspettano la parola d'ordine. Io butto Antonio avanti, casomai. No, in ogni caso, quell'autoritratto che hai visto era un autoritratto di studio. Stavo studiando pittura presso una bottega vera e propria, uno studio di una pittrice, e mi ha praticamente commissionato un autoritratto, quindi in qualche modo sono stato obbligato a farlo. È stato un momento molto importante. Ne faccio pochi in diversi momenti e li trovo tappe importanti della mia carriera, se così si può dire. Però non ne sono ossessionato, assolutamente. Cioè, la mia immagine va bene così. Non ho bisogno di infierire. Al di là del box c'è Piero, un caro amico di Walter, che comunque non sembra totalmente d'accordo con questa risposta di Walter. Piero è convinto che io sono ossessionato dalla mia immagine, invece no. Sta dicendo di ho tutte le costume a posto, ragazzi, non è vero. E infatti pure prima che venisse Walter, Piero mi aveva detto che è un po' megalomane. Ah, questa me la spendo che esco, vabbè. Ho incassato, vabbè. Allora, noi ci prendiamo un'altra piccola pausa. Sì, però, così vado a picchiare Piero, vai. Però ti voglio presentare io. Li voglio presentare io. Vai. Dunque, i tratti saremo più leggeri. Eh sì, è una canzone che io ho scritto. Saluto il cantante Luigi De Niro, mio caro amico, che probabilmente ci sta seguendo da Napoli, insieme alla fidanzata Michela, che è una grandissima esperta, una grandissima esperta di cucina. Che è anche presidentessa del fan club di Antonella Clerici, dal titolo no, non è vero, ma abbiamo visto delle facce un po' stranite al di là del box. Saluto comunque i miei carissimi. No, Piero ha fatto anche un gesto molto esplicito quando hai detto Antonella Clerici, ragazzi. Non sto sentendo in imbarazzo. Non credo che Antonella Clerici abbia un fan club. No, io penso di sì. Comunque ci informeremo e li inviteremo. Comunque saluto i miei carissimi amici Luigi e Michela, questi sono i tratti, saremo più leggeri. La paura della vita, i tuoi difetti.
delle speranze. Le hai distrutte le notti, i sogni, coraggio di parlarti. Non c'è meraviglia se non ti muovi e tu stai ferma lì ad ascoltare le tue battaglie. Allora, ben ritrovati ad Artiamoci Andiamo, sempre in compagnia del nostro artista Walter Molli. Stavo dicendo Walter Morales. Allora, Morales. Walter, ti anticipo, non so se questa domanda sia giusta o meno, ma ho fatto delle ricerche, ma anche perché non ho passato non ho problemi con la giustizia. No, non era una domanda personale. Tramite delle ricerche, ma anche perché comunque l'ambiente artistico anche ad Avellino è molto forte. Perché i murales vengono soprattutto dalle persone più snob che circolano nell'arte, vengono viste ancora con un po' di diffidenza, cioè alcuni ancora non le riconoscono come vere e proprie forme d'arte. Guarda, allora c'è da fare una piccola distinzione. Allora, il murales è in senso lato qualsiasi cosa che viene dipinta su un muro, quindi è un vero e proprio murale, pittura murale. Se quelli che intendi tu sono i graffiti, ovvero diciamo fatti con le bombolette normalmente da ragazzi, così. Sono d'accordo con te nel fatto che non sono ritenuti ancora da tutti, comunque nel mondo dell'arte, una forma d'arte degna di rispetto, mettiamola così. Anche se ti posso dire che durante il mio soggiorno francese ho potuto vedere che lì la cosa è cambiata. Diciamo che c'è sempre una sorta di schizofrenia legislativa al riguardo, nel senso che da una parte vengono repressi, da un'altra parte vengono sovvenzionati per iniziative, eccetera. Però senza farti il pippone, penso che fondamentalmente il graffito non sia neanche per me un'arte, perché sono scritte, è molto più vicino alle arti marziali, alla calligrafia, a qualsiasi disciplina che ha la composizione, ha delle regole. La regola in questo caso è la leggibilità, bene o male, la struttura della lettera. E quindi effettivamente non sia una pratica artistica. Se poi vuole essere chiamata così, deve essere chiamata così con determinate delimitazioni, perché io non posso esprimere tutto con un graffito, non posso esprimere dei concetti che magari l'arte concettuale mi permette di fare, oppure la pittura, che ti devo dire. Però possono essere comunque i graffiti un modo per fra virgolette, diciamo, abbellire delle forme, delle zone degradate. Questo sicuramente, sicuramente. Ma non solo, come ti dicevo prima, a basso costo. Certo. E soprattutto è una pratica che salva molte vite, nel senso che conosco anche persone che sono adesso miei amici, che erano persone che erano, come si suol dire, un po' borderline, no? Venivano da quartieri un po' così, insomma stavano in giri brutti, e sono persone che quando hanno conosciuto i graffiti, chi la breakdance, chi si è messo a fare il DJ, hanno trovato una comunità di persone che li rispettavano per qualcosa che non fosse avere un ferro nel pantalone o vendere droga, capito? Questa è una cosa che... Ferro nei pantaloni non si intende battute di... No, non intendevo quello. Poi al di là di questo c'è anche un'altra cosa da dire, che negli ultimi anni è arrivata alla ribalta la street art, quindi diciamo che il graffito nobilitato col figurativo, quella forse può veicolare più concetti rispetto al graffito, e sicuramente adesso
monetizza molto più dei graffiti, mettiamola così. Ecco, quindi vediamo anche da questa risposta che Walter, a differenza di tanti altri artisti, è anche concreto. Nel senso, guarda, ah, sì, al guadagno. Beh, sì, sì. No, ma soprattutto, diciamo, è un tipo di arte più vendibile. Lo street artist adesso entra in galleria, mentre il graffitaro, per entrare in galleria, non può proporre il graffito. Deve proporre il 90% delle volte dei surrogati. Nel momento in cui non lo fa in strada, non è più street art né graffito. Quindi è una mistificazione, se vogliamo. Si cerca di concretizzare in un ambiente chiuso ciò che in realtà dovrebbe stare all'aria aperta. Sì. Se vogliamo, sì. Però, tornando al discorso alla radice, se vogliamo, la street art è quella che dal mondo urbano, diciamo così, delle culture urbane, è quella che sta avendo più riconoscimento nel mondo dell'arte ufficiale, se così vogliamo dire. Quindi se vai su Art Tribune, per dirti, e cerchi, ci sono molti articoli sulla street art. Sui graffiti ti sfido a trovarne. Senti, ma secondo te quale sarà il futuro dell'arte? In effetti bella domanda. Ma per quanto ne posso sapere, il futuro dell'arte è quello di diventare ancora più multidisciplinare di adesso. Cioè, adesso ho difficoltà, che ti devo dire, a chiamare arte quello che fanno persone come strafamose come Jeff Koons o Marina Abramovic, per limiti miei, parliamoci chiaro. Però penso che poco ci manchi per la land art su Marte, oppure il razzo che spara i glitter nello spazio. Cioè, voglio dire, per quanto mi riguarda, finché ci sono investitori e finché il mercato dell'arte è sempre più, come dire, si parla sempre più di cifre vertiginose, di coefficienti che arrivano alle stelle, penso ci arriveranno anche i pittori alle stelle, per così dire, o comunque gli artisti. Per il resto credo che, spero che, come sta succedendo per la musica, ci sarà un implemento della condivisibilità dell'arte, perché in questo momento è falsa la leggenda in cui nel mondo di internet si condivide l'arte. In realtà quella che passa su internet passa senza alcun controllo, quindi nessuno vi sta dicendo se arte è degna di essere chiamata tale o se è lo sfogo del famoso figlio di papà di cui parlavamo prima. Quindi spero che un domani si sensibilizzi veramente la comunità artistica a condividere l'arte sul mezzo multimediale, su internet, in maniera reale, che arrivi veramente in tutte le case, che ci siano degli LCD a muro che ti sparano delle belle immagini. Vabbè, rispetto come la video art, per esempio, ultimamente sì. Ho visto molte parte, installazioni video, a sì. Parte che ho visto, sono andata a Vienna, sono oltre andata alle palle di Mozart, non le ho mangiate, no. Queste palle di Mozart, ah, comunque ho visto a Vienna difatti delle installazioni, fra le quali c'era questo video di un pollo vestito. Vabbè, sì, quella è stata la cosa più degradante. La video art, diciamo che non ne sono un grande esperto né ammiratore, però. Cioè, io ho visto solo quella e mi è bastato. Ho visto quel pollo vestito in tenuta militare. Vabbè, sì. È stato veramente terribile. Vabbè, sì. Walter, io ho visto molte opere che hai sulla tua pagina Facebook. Sì. Non lo so se è giusta come sensazione. Sembra che comunque la tua arte vive di periodi. Cioè, ho visto dei murales che rappresentavano tipo camion, sì, treni, mezzi di trasporto. Poi altri, mo mi viene da ridere perché ne abbiamo parlato, altri disegni che comunque raffiguravano un gatto abbastanza inquietante. Un gatto senza peli che somigliava più ad un pipistrello. Quindi possiamo dici dire, tu qual è il no, dico a me del senso delle tue opere non importa, okay. Nel senso, non voglio essere e quindi vaffanculo, no, credo che comunque, come ogni buona opera d'arte, c'ha più chiavi di lettura, sì, sicuramente. Ma dici tu qual è il fil rouge? Spiegami cosa vuoi esprimere con questi disegni. E poi, ma quindi la tua arte vive comunque di periodi? Guarda, prima di tutto c'è da dire che io ho una carriera artistica molto giovane, nel senso che sono 2-3 anni che mi cimento a fare opere d'arte. Il resto sono stati praticamente solo graffiti. Ti ripeto che non li ritengo una forma d'arte. Quindi dire che la mia arte vive di periodi, come dire, è dura, nel senso che ci sono stati troppi pochi periodi per capire se vive effettivamente i periodi. Sicuramente lo fa.
E però dici tu giustamente cosa accomuna tutto. Io sono affascinato dalla fauna urbana, quindi tutto quello che popola la città e che ha un qualcosa di, come dire, che mi interessa parallelamente investigare ciò che ha di primitivo l'uomo, quindi cosa rimane nell'uomo che popola la città, di primitivo appunto. E penso che come l'uomo di 10.000-20.000 anni fa usciva dalla sua grotta e andava a cacciare, trovava davanti a sé degli animali a cui non si poteva accostare, che potevano essere, che ti devo dire, i bufali o i mammut. Per me quelli sono i camion e sono i treni di oggi, sono animali a cui se ti accosti ci finisci sotto schiacciato, oppure nel... Che brutti. Beh sì, beh, ma è la giungla urbana, ragazzi, non devo essere io a dirvelo. Diciamo che viviamo in un habitat in cui gli animali sono altri, ma penso che le difficoltà siano le stesse sotto diverse forme. E poi penso da un'altra parte che la mia formazione da graffitaro mi abbia portato a guardare questi, diciamo, questi mezzi di trasporto in maniera differente. Cioè comunque il graffitaro si, come dire, si mette mattina e sera a pensare come deve entrare nei depositi dei treni, quindi bene o male è come se tu entrassi, che ti devo dire, in un boschetto in cui stanno dormendo 10 bisonti, capito? Siete mai andati a camminare vicino a un treno, ragazzi? È un animale gigante, è un come dire, è una sensazione difficilmente spiegabile. Vabbè, io preferisco prenderli i treni in ogni caso. Beh, però. Detto questo, una domanda un po' spicciola. Mm. Cosa ha influenzato la tua arte? Diciamo che è facile dire tutto. Più difficile dire cosa nello specifico. Sicuramente mi hanno influenzato gli artisti che mi piacciono di più e che mi trasmettono di più, e sono fiero di dire che molti autori di graffiti o graffitari o writer che si possano chiamare sono anche degli artisti coi controcoglioni, molto più di quanto accada guardando artisti che hanno, come dire, un percorso accademico più classico. Diciamo che è un punto di vista che sta prendendo sempre più il sopravvento, e mi sento fiera parte di questa schiera di persone. Quello che mi ha influenzato di più, probabilmente, tornando alla domanda di prima sulla facoltà, è probabilmente sono le avanguardie degli anni 20, quindi il costruttivismo russo, i futuristi, ripeto, spogliati dal significato politico, che al momento non mi interessa, però inevitabilmente legati alla critica sociale. Quindi in un momento in cui l'architetto non può più costruire e gli si frustra, gli si tarpano un po' le ali dal punto di vista creativo, deve poter costruire castelli in aria in qualche modo. Io li costruisco in questo modo qui. Piero non sembrava d'accordo con la risposta. Piero anche lui è un convinto futurista, non mi preoccupare. Vive nella velocità, lo so. Quindi, Sofia, noi ci prendiamo una piccolissima proprio pausa. Andiamo in pausa con altri miei carissimi amici, gli Art F4, che saluto con affetto. Questo è il loro nuovo singolo, Non mi basti mai. Ci vediamo tra poco. We'll be right back.
Ed eccoci qui, adattiamoci, andiamo sempre con W Alter Molly. Yeah, yeah, yeah. Allora, Walter, da Avellino, il nostro paese, recentemente è stato, fra virgolette, censurato un murales che non so se tu conosci, comunque spiego brevemente la storia. Era la Madonna di Montevergine che aveva in braccio una scimmia, e li definirei in un modo, diciamo, quattro persone profondamente religiose hanno deciso di, fra virgolette, di oscurare questo murales perché aveva offeso il loro, ricordiamo, profondissimo sentimento, mentre l'autore che ho fatto delle ricerche si chiama Fabio Mingarelli, io non so il nome d'arte di questo Cristiano. Di questo artista, che ha tutta la mia solidarietà, e anzi lo invitiamo in radio se vorrà venire, ha dato invece una spiegazione completamente diversa. Cosa pensi, che la censura in Italia ci sia ancora, oppure pensi che sia semplicemente un caso isolato? Ma guarda, comunque fai arte concretamente. Ma io ti dico che fare arte non è non è semplice dire sempre quello che vuoi dire. Devi arrivare ad avere una sorta di autorità per poi poter proporre dei temi un po' forti. Questo purtroppo è una presa di coscienza che una persona deve fare. Se fosse per me, le mie uscite da street artist sarebbero solamente basate su quelli che sono i pensieri di tutti quanti, ragazzi. Purtroppo viviamo in quella tristemente nota come terra dei fuochi. Non sarà l'unica, ma è una terra dei fuochi. Però è anche vero che viviamo in un posto dove, se tu fai una cosa brutta, se tu disegni una persona e vicino ci scrivi "no ai tumori", le persone che vivono di fronte, è bello che vengano coinvolte da questa cosa, ma la parte brutta è che scendono di casa e ti dicono "leva sto coso, se non lo levi tu te lo levo io". Quindi questa, purtroppo e per fortuna, è la parte partecipativa della street art. In questo caso non la definirei censura, che la censura, se vogliamo, è un'istituzione, ufficialmente non esiste più, però c'è da dire che nel momento in cui io ne sono stato protagonista diretto anche, nel momento in cui fai un pezzo, noi lo chiamiamo così, un disegno, un murales, lo regali alla comunità. Quindi stai facendo un'opera pubblica e, benché sia su un muro privato, parla a tutti. È un po' come un cartellone pubblicitario, se vogliamo, quindi arriva a tutti, e in quel momento è giusto e democratico, se vogliamo, che chiunque possa sentirsi libero di dire "questo a me non mi va", va lì e lo cancella. Poi è lui che deve fare i conti con la propria coscienza e con la comunità a cui ha sottratto ovviamente un'opera d'arte. Però, se ricordo bene la risposta dell'artista, parlava proprio di questo: ragazzi, io faccio un'opera, la lascio lì, dopo sta a voi amarla, odiarla. E questa è la parte bella e brutta della street art. Io, come dicevo prima, non mi schiero politicamente, e ho avuto probabilmente il disegno a cui ero più legato è stato coperto il giorno dopo da una svastica, poi è stato recuperato e poi è stato coperto da una falce e da un martello, insomma, voglio dire. Quindi è un discorso un po' delicato, però se vogliamo dirla tutta, l'esempio più celebre di censura in Italia riguarda Blu fece un Blu, penso lo conoscete un po' tutti, è uno street artist del nord Italia, e fece un pezzo a Campobasso per un'iniziativa che si chiama Draw the Line, nella stazione degli autobus, che era praticamente rappresentava una persona a cui veniva asportato il cervello e richiusa la testa, gli veniva piazzato in testa un elmetto e una divisa da militare. Quello è stato censurato, quel disegno, dopo penso una settimana o un paio di settimane dalla realizzazione. Quindi, se vogliamo, persone che si sentono offese da queste cose ce ne sono, e come, anche istituzioni, purtroppo. E senti, secondo una te una risposta abbastanza amara, sì. Che però rispecchia comunque la realtà. Purtroppo sì. Senti, ma secondo te l'arte si potrebbe definire attualmente come qualcosa di elitario, oppure possiamo considerarlo anche come qualcosa di comunitario? Bella domanda. Secondo me
come di, cioè questo riprende un po' quello che ho detto prima. L'arte è molto una cosa elitaria nel momento in cui esiste un mercato dell'arte. Il mercato dell'arte è questa sorta di squalo, di questa sorta di vortice, se vogliamo, che ti assorbe. E diciamo che chi lo popola sono mercanti d'arte, collezionisti, e sono persone che il 90% delle volte non pensano né a preservare l'opera d'arte né, se vogliamo, a stanno lì a rompersi la testa per carpirne il senso. Pensano solamente alla quotazione che ha oggi e al coefficiente che crescerà e a quanto lo possono rivendere domani. Quindi è come se comprassero partite di caffè o piumini per rivenderli in Alaska. Quindi da questo punto di vista è elitaria e fa anche abbastanza schifo. È comunitaria, può esserlo, ma non è certamente l'arte con la maiuscola di cui stiamo parlando. Le fiere d'arte, come i festival d'arte, come i festival di street art, forse questi ultimi un po' di più sicuramente. Se vogliamo, la vera arte comunitaria, se gli vogliamo fare anche un assist, è quella dei musei gratis la domenica. Andateci e andateci in comunità, quella è arte comunitaria. E riempitene tutti. Sì. Ho notato che, viaggiando anche un po', che non per dire sempre la solita cosa che in Italia si sta male, che non funzionano le cose, però ho notato che all'estero riescono a valorizzare, non generalizzando, diciamo quel poco che hanno. Quel poco che hanno. Io, guarda, lo ripeto in ogni puntata, ad esempio c'è la Torre Eiffel a Parigi, che per carità, però non è nulla di che rispetto a quello che abbiamo in Italia. Però loro sono riusciti ad elevarlo a simbolo, certo, della Francia, mentre in Italia non ci riusciamo. Tu che sei davvero un artista, secondo te perché accade questo? Cioè, perché in Italia abbiamo tante opere d'arte, tanti artisti che sono veramente bravi, ma che non vengono valorizzati? Cioè, sempre il solito problema economico, che non ci sono i fondi, oppure è una questione di cultura? Ma guarda, è un discorso complicatissimo e io non sono sicuramente all'altezza di risponderti. Per quello che penso io, se lo vuoi sapere, a me la cosa che mi amareggia di più in tutto questo è che dimostra le intenzioni vere, le prospettive che c'ha l'arte in Italia, è che fondamentalmente nelle facoltà di architettura si sfornano validissimi architetti. Il vero problema è che noi in Italia no, a parte Piero veramente, vabbè, lasciamo stare. In ogni caso, il vero problema è che, ragazzi, noi non dobbiamo costruire più niente, noi ci abbiamo tutti in Italia. Il vero problema è che noi restauratori li paghiamo e li consideriamo come operai. Finché facciamo questo, noi abbiamo tutto da restaurare e nulla da costruire. Questo ti fa capire già il ministero e il governo come guardano alla classe di persone che dovrebbero preservare il nostro patrimonio. Questa è, diciamo, la parte amara sicuramente del mio punto di vista. Per il resto, che posso dirti? Io ho vissuto un anno in Spagna, un anno in Francia, e ho visto proprio questo, che a Lione, dove stavo io, c'avevano un'arena romana, dell'epoca romana, messa male, erano quattro pietre così, e noi qua ce l'abbiamo ad Avella, per dire, ma non la conosce nessuno. A Lione, guai a te se non facevi il giro a questa cazzo di arena romana, che detta tutta, ragazzi, faceva anche cagare. Poi riguardo alla Torre Eiffel, massimo rispetto per l'Art Nouveau e tutto il resto, ma bisogna dire che è un'opera che c'ha al massimo 160 anni, quindi noi qui stiamo parlando che di paesi in crisi, tra Grecia, Italia, Egitto, Siria, Iran, che detengono la storia veramente della cultura occidentale e mondiale. Quindi finché i nostri paesi saranno teatro di guerra e crisi, stiamo parlando di un mondo che vuole valorizzare tra 500 anni l'arte che hanno i paesi ricchi di adesso, sicuramente non i nostri. E se posso chiudere con una considerazione un po' azzardata, ma è quello che mi sento di dire, è che se paesi come i Paesi Bassi o la Francia o la Germania o anche la Cina in questi anni, in questi ultimi decenni, con i loro soldi, che stanno facendo anche sulle nostre spalle, stanno comprando e investendo in arte,
Fatevi due domande, ragazzi. L'arte è un investimento a lungo termine. E non è un caso che il Vaticano detiene il 90% del patrimonio dell'arte che è mostrata nei musei e nelle collezioni. Questo vi fa capire che la lungimiranza della Francia e della Germania e di altri paesi così non va solo vista dal punto di vista industriale. La vera lungimiranza è il loro investimento in arte. E capre noi che non lo facciamo. Puntino. A proposito di capre, comunque è venuta una domanda, scusa Sofia, della rubo. No, stavamo parlando di arte. Sì, Sgarbi è uno stronzo. C'è un noto critico d'arte in Italia, senza fare nomi, appunto usa questo appellativo, ma secondo te l'arte è giusto che venga urlata in salotti televisivi, oppure è più giusta viverla, cioè in maniera allora, in solitudine nei musei o mettiamola, nelle mettiamola, dove ci si trova l'animale, allora, mettiamola così. Secondo me tu hai colto un punto. Se l'arte è un percorso interiore, diciamo, una persona di fronte a un'opera d'arte si spoglia un po' dai pregiudizi e dice: vengo qui per godermi un minuto di silenzio, esatto, e guardare quest'opera d'arte e vedere cosa mi dice. Quella è una cosa, ripeto, catartica. Poi sul valore del critico d'arte a cui ti riferisci tu, quella persona non è un deficiente, è una persona che ha anche lui le palle quadrate, ma l'Italia è sempre un paese dove se vuoi fare i soldi, e lui in questo momento pensa voglia fare i soldi, vivi con i gettoni di 1000 euro che ti danno alle trasmissioni, alle mostre, a pagamento, a cui mi invitate e a cui non verrò, ragazzi. Non ci vengo, non espongo a pagamento. E per finire vi dico che secondo me c'è un altro critico in Italia che anche lui fa, magari non lo vedete tanto ai salottini, ma lo vedete più sulla TV satellitare. No, non è Di Pre. Non gli volevo neanche fare pubblicità, detta tutta, ma è Filippo D'Averio, che secondo me è una persona molto seria e anche molto autoironica, ragazzi. Fidatevi delle persone autoironiche. Piero sta dicendo che ha una testa gigantesca. Come Piero. Piero pure c'ha la testa gigantesca, ragazzi. Ma questa volta è fisico. No, come cervello. Filippo D'Averio, ragazzi. Filippo D'Averio. Va bene, senti, un'altra domanda. C'era un mio professore di storia dell'arte che diceva sempre: secondo me l'arte salverà il mondo. Allora ti rivolgo adesso a te questa domanda: secondo te l'arte salverà il mondo? Secondo me la pratica dell'arte potrebbe salvare il mondo. Secondo me l'arte intesa come opere d'arte, compro, vendo Van Gogh, Chagall e Picasso, affonderà il mondo, ragazzi. Per quell'arte là vengono sparati anche dei missili. Ebbene sì. Colgo la palla in balzo e volevo dirti, purtroppo stiamo assistendo comunque a delle azioni terroristiche nei confronti di siti archeologici importanti, soprattutto nelle zone del Medio Oriente. A me è venuta una riflessione, cioè che l'arte negli ultimi tempi spesso è stata molto sottovalutata, invece questi terroristi comunque attaccano prima di tutto i siti archeologici, cioè vogliono distruggere appunto la memoria di un popolo. Quindi l'arte ha, secondo te, un ruolo importante nella formazione di una persona? Cioè può essere la svolta? Fondamentalmente, più che nella formazione di una persona, la distruzione dell'arte ha sempre avuto un grosso ruolo nei regimi totalitari. Se pensiamo solo ai fascisti, i fascisti hanno asfaltato un attimo la strada davanti al Colosseo, voglio dire. Quindi è anche un modo per tagliare col passato, che poi nel caso di questi terroristi a cui stiamo facendo riferimento sia un chiaro modo per far parlare di sé, perché se vogliamo, se bombardano un deserto tu guardi le immagini e dici: pure sti cazzi. Purtroppo, vedendo la distruzione di città che hanno 5.000-6.000 anni, due domande te le fai, e sicuramente nel loro caso è un'iconoclastia pericolosa, in cui, come dire, ci si vede sicuramente della rabbia, delle ragioni che sono il voler far parlare di sé e il voler tagliare con un passato. Che poi l'arte abbia un ruolo importante nella formazione di una persona, sicuramente, ma non è detto che lo sia per tutti quanti. Non sono di quelli che ritiene che l'arte debba essere inoculata assolutamente come un vaccino. Credo che
l'arte debba essere proposta e sia un obbligo, questo a chiunque, perché chiunque deve avere la possibilità seriamente di potersi sporcare le mani, sporcare i pantaloni come me. Sì, ricordiamo, voglio dirvi che parte era un pantalone verde. Era verde. E quindi credo che sia una grossa occasione, però obbligare l'arte in un percorso di formazione penso sia deleterio. Mi fa venire in mente un po' I figli di buona famiglia col famoso pianoforte in soggiorno e con la mamma che gli dice oggi fai 6 ore di solfeggio. E quello non è una bella cosa. Quindi una bella risposta. Noi andiamo in pausa e poi torneremo subito dopo con le ultime domande. E dato che la playlist era molto corta, riproporremo i Blunder con Foto di classe. No, mettiamo soltanto parole di Robespierre e okay. Evoluzionari parti. Perché adoro questa canzone e li saluto. Yeah.
Allora, siamo qui con Antonio che mi tocca la testa. Allora, è arrivata una domanda dal web da Emilia Lepore, mia sorella, che comunque è andata in panico e dunque ha mandato messaggi un po' a tutti per questa domanda. Noi salutiamo a lei, Emanuele e Anna, e ti chiedevo, Emilia, qual è il posto dove hai voluto creare un murales e non hai potuto? Il posto dove... Ma sicuramente un treno. Diciamo ma un treno o un muro, sta, mi sta facendo l'incubo dei treni, no? Diciamo che sì, diciamo che io non sono stato un grande writer da treni. Ce ne sono, ci sono persone che hanno tentato treni impossibili, ma non è vilità, ragazzi, cioè, ci sono persone più portate, ci sono meno portate. Di sicuro a me un treno mi ha sempre fatto impazzire, ma che per codardia o per non so cosa non ho mai provato, è il trenino che c'è a Roma, quello che fa credo la Casilina, è possibile? Il trenino bianco e giallo. Ho sempre voluto dipingere il trenino, portatemi a pittare il cazzo del trenino, vi prego, lo adoro. Facciamo un appello. Lo adoro. Un appello, bellissimo. Molto bravo come artista Walter, quindi fatevi dipingere questo. Il trenino. Tanto c'avete nome e cognome, mi denunciate subito dopo. Io fai il trenino. La pagina di Walter Baiano, ho indicato anche la pagina ufficiale di Walter Molli. Mi segnalate a Mark Zuckerberg. Volevo chiederti, poi andrei tu con la domanda. La questa tipica è... domanda. No, quella tra poco la facciamo. In tutti gli ambienti artistici c'è una sorta di rivalità. Cioè, molti artisti invece casomai di aiutarsi a vicenda, sì, si mettono un po' in difficoltà tra di loro. Accade questo anche nell'ambiente della street art oppure no? Oppure siete tutti amici e chiuse dell'opera? Bene, devo dire che non... Allora, lo vedo un po' titubato. Ma no, nel senso che il mondo della street art non è che lo conosco poi benissimo. Il mondo dei graffiti sicuramente meglio. E ti posso dire che lì c'è molto questa cosa, ma a me sembra un po' una guerra tra poveri, nel senso che non è che si guadagnano soldi e non è che si, come dire, già facciamo difficoltà a dipingere perché i poliziotti ti corrono appresso, le persone ti tirano le secchiate d'acqua, i vecchi ti rompono i coglioni, i cani ti vogliono mordere il culo, cioè insomma ragazzi, ma non facciamoci la guerra, porca puttana, ma già è difficile. Poi per quanto riguarda la street art, sicuramente ci sarà, come anche nel mondo dell'arte, perché mors tua vita mea, no? Sicuramente tu che dipingi a un festival non sono io, se non c'eri tu magari c'ero io, magari tu hai copiato da me e via, via dicendo, sì, e ti schifo. Io invece voglio bene a tutti quanti, ci tenevo a dirlo, voglio bene proprio a tutti. Secondo me sento un po' di paraculaggine. Voglio bene ai miei nemici. No, ma un po'... una paraculaggine questo. Piero fa sì con la testa, ma e lui in realtà, io ho fatto un corso opzionale all'università che si chiamava Pensiero e Paraculaggine e insegnava proprio Pierangelo Piacentini. Si chiama Pierangelo Piacentini, è un mio compagno di università. Ci teniamo a dirlo. Che ti sta insultando. Mi sta insultando, mi sta facendo dei gesti, ma io da buon gandiano e io credo nella non violenza, esco gli do un bacio a lui. Ma che paraculo, ma potrebbe diventare il mio insegnante di vita. Senti, allora partiamo con le nostre domandine finali. Domanda, geniali. Senti, progetti che futuri? Che rapporto hai con la religione? Ma come? Progetti futuri? Se vuoi rispondere, ma vuoi rispondere? Vai. Ma la religione, ho fatto la prima comunione, però poi non sono andato più in chiesa, io non la so come si chiama. Come si chiama la mia situazione. Dai, progetti futuri, ovviamente continuare a fare quello che sto facendo in maniera sempre più massiva, vi romperò le palle dappertutto, sì, con le mie cose. Ovunque. E a brevissimo farò un'altra mostra personale presso la galleria con cui sto collaborando ormai da un anno. Si chiama A01, è una galleria d'arte che sta in via Chiatamone a Napoli. A01, come A come A, 01 come 01, non potete sbagliarvi. E sta via Chiatamone a Napoli, dove sta il Mattino, e insomma farò una mostra personale lì.
data ancora non è decisa. La data i primi di novembre, tra il, i primissimi e i primi. Ci aggiorneremo tramite la nostra pagina di Facebook, anche perché Sofia andremo ad assistere. È chiaro. E poi ragazzi, come ho detto prima, sto per lanciare il sito internet, cioè non affollatevi, non mandatemi in tilt i server, non mi fate girare le palle. Come si chiamerà il sito internet? Walter Molly con la www.waltermolly.com. Cioè, devo dire la verità, molto fantasioso. Ah, questi poi, no, vabbè, progetti a lungo termine, come dire, vorrei dominare il globo. Mi farebbe molto piacere dominare il mondo. Ma scusa, ma la carriera d'architetto l'hai parcheggiata in un angolo oppure... Ma diciamo che... Grazie a Pierangelo. No, se tu ricordi le citazioni celebri dei film, chi è Dio in Matrix? È l'architetto. È una persona molto modesta, vedi? L'architetto. Quindi quello voglio fare io. Voglio partire col dominio del mondo per poi arrivare al dominio delle religioni. Dall'altra parte della radio fate gesti come se mettessi in dubbio un po' le capacità d'architetto di Walter. Anzi, purtroppo qui mi hanno sputtanato, perché io, uscendo da qui, volevo proporre a Piero di fare da mio agente. Però dalle domande che mi avete fatto voi, mi avete sputtanato e quindi non si può fare più. Tra ragazzi che sono in sala, se qualcuno vorrei proporre una domanda a me stessa: come mai trovo sempre degli ospiti un po' esaltati? Secondo te perché? Ma forse è un programma esaltato, semplicemente. Ma li attiriamo noi, cioè? Comunque, ora la domanda che facciamo in ogni puntata. Ah, qua ci aspettiamo una bella risposta. Se avessi la possibilità concreta, cosa cambieresti in Italia? In Italia? Beh, rido. Che ti viene in mente? Mamma, leverei di mezzo tutta sta burocrazia di merda, ragazzi, ma per favore, cioè, ma stiamo scherzando. Ma veramente, l'altra volta sentivo una battuta di Neri Marco Re che diceva, cioè una battuta purtroppo attuale e vera, a cui non si deve ridere, diceva, quantificava in ore, non ricordo se al mese, comunque mi sembra 16 ore al mese sono assorbite dalla burocrazia in Italia. Faceva il calcolo in miliardi di quanto ci costava e diceva: prima di mandare a fanculo la burocrazia, ma pensate quanta gente ci mangia, ragazzi. purtroppo è così. Quindi cambieresti la burocrazia? Ma no, ma cioè, la burocrazia, per dire una cosa, ma sicuramente mafie e mafiette su tutto su tutto. Allora, noi ringraziamo il nostro ospite Walter Molly, vi invitiamo a prendere visione delle sue opere sulla sua pagina ufficiale di Facebook. E tra poco sul sito, presso la galleria dove lavora, A01 in via Chiatamone. Chiatamone, ragazzi. Chiatamone. Cioè, vi andate a fare un giro sul lungomare e vi andate a vedere anche i miei quadri. Oh, e parlate col curatore e gli fate domande difficili, per favore. Non andate impreparati, mi raccomando. Quindi, che Walter Molly è un tipo un po' nervoso. È un po' nervoso, esatto. Non chiedete a Walter perché dipinge. No, chiedetelo al curatore, non gatti, a Walter. Gatti senza capelli con problemi di lupine. I gatti hanno i capelli, guarda, Sofì, tu da mangiate il pallè Mozart, non lo mangiate. Le gonadi di Mozart, che cosa possono fare? Walter, ti pagherò, fammi un murales con le palle di Mozart gigante. Ma perché si prendono un'installazione. Ti installo le palle di Mozart a casa. A dove? A casa. Non ho capito altro. Dove, scusa? No, ok. Anzi, doppi sensi a go-go in questa... Va bene, comunque tornatemi a trovare presto, la mia rassegna continua qui. Allora, noi... Metti qua nel box. Ringraziamo ancora Walter Molly che ci ha tenuto compagnia. Grazie a voi, grazie a voi. Per questa scarsa ora e mezza. Di pietà. Di pietà. Noi vi... rinnoviamo il nostro appuntamento a domenica 11 ottobre, ci verranno a trovare, stavolta lo possiamo anticipare, il duo di cabaret Madalè. Quindi, ma guarda qua che ho scritto Walter Molly 8 ottobre, oggi è 4. Quindi l'8 ottobre tornerà Walter Molly. Ah, me lo dite così. L'ho detto, le palle di Mozart stanno dando in testa a Sofia, non riesce proprio. Quindi noi ringraziamo ancora Walter Molly, mi raccomando. Grazie a voi. Andatela a trovare nella... Posso fare dei saluti finali? Sì, vorrei salutare le palle di Mozart. Ancora? Non ce la faccio più, veramente siete insopportabili. Ma siete insopportabili. E vorrei salutare Pierangelo Piacentini, ricordate questo nome. Le palle di Mozart.
che sta sì, sì, vorrebbe mangiare le palle di Mozart. Se c'è qualcuno disponibile. Mi piace, a parte sulla pagina mia di Sofia, Artiamoci Andiamo, la pagina del degrado, ma soprattutto io, sulla pagina di Walter Moll. Andate a trovare un ragazzo disponibile, ma a parte gli scherzi, nonostante il pante con la paura che oggi perché venisse tipo verso le 8:15, sì, sai, si parti qua. Luoghi comuni sugli artisti, mi sveglio presto la mattina. Sofia, a proposito, prima di alle 6:30, prima di chiudere la puntata, una domanda che avevo dimenticato, ma il gatto ce l'hai? No, a parte ce l'hai, è vero, ce l'ha due, ce l'ha due, ma sempre con problemi, no, con peli, con peli. Hanno con i peli. Capelli. A proposito di peli, cosa fa impazzire le donne secondo te? Che fa? Le palle di Mozart. Piero fa no, fa no, così il gesto del no, e poi indica me, vorrebbe dire che io faccio impazzire le donne, ma non è vero, io sono modesto e gli cedo questo primato. È Pierangelo Piacentini che fa impazzire no, le donne, perché a me mi era giunta voce che precedentemente avevi risposto la lingua. Anzi, ti prego, non caliamo ancora di più di no, tono qua in mezzo. No, ti do, la lingua è solo uno fa. La lingua, cioè, che cosa fai? La lingua, nel senso che quando uno parla una lingua straniera. Una voce... No, diciamo che mi hanno intervistato in un imbarazzante video che sta girando su internet, su YouTube. E quindi vi invitiamo ad andare su YouTube e digitare Walter Moll. No, è digitare con la lingua. Uscirà questo video di me, dura praticamente 6 secondi. Non lo so, 3 secondi. Non è che dico con la lingua. Mamma mia, che degrado. Allora, noi salutiamo stavolta ufficialmente Walter Moll. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. E appena inaugurerai la tua mostra, io e Sofia verremo a trovarti. Ma siamo a quei disposizione. Poveri di che casomai stanno nell'angolo. Okay. Con l'aria sfatta. L'unica cosa, non gatti. Voglio vedere, non gatti. Non gatti, ok. Non dormirò la notte. Va bene. Va bene. Impressionante. Allora, noi ci salutiamo e ci rincontreremo domenica 11 ottobre. Ciao a tutti e grazie. Ragazzi, ciao. Buonasera. Ah, e vi salutiamo con la canzone dei tratti, saremo più leggeri. Vai. Ciao vai. Lui. Concediamoci del tempo per rincontrarci e se finiamo di ricordare ci incontreremo e saremo più leggeri, e saremo più leggeri, e saremo più leggeri, e saremo più leggeri. La paura della vita, i tuoi difetti, l'autunno insieme alle mie speranze, le hai distrutte le notti insonni, coraggio di parlarti. E l'amore. Non c'è meraviglia se non ti muovi, e tu stai ferma lì ad ascoltare le tue battaglie.